Buongiorno, rieccoci qua. Sono le 9 di mattina, quindi è ancora abbastanza presto. Infatti sto passando qua tra i locali che alla sera fanno super, super pieno. E invece adesso è tutto tranquillo, proprio. Come vedete stanno sistemando, pulendo, mentre alla sera appunto c'è tutta la movida, il pienone. E niente, fa un po' più freschino rispetto agli altri giorni, c'è un parecchio vento, devo dire. Adesso al momento no, però c'è parecchio vento. Io infatti devo aver preso vento perché mi sento la voce strana, non pulita, non limpida, insomma. Niente, comunque proseguiamo. Adesso inizia una nuova giornata, vediamo cosa combino oggi. Guardate che belli anche questi pub qua. E appunto qui tutto è strano, fa strano perché è tutto proprio vuoto, appunto rispetto alla sera che c'è la gente tutta in strada. Guardate che bella. Qua poi c'era anche uno dei tanti musi, non mi ricordo di essere qui più avanti. Comunque sono in bici ancora una volta, eccoci qua, e continuo a ripetermi: tenerla a sinistra. L'importante è che stia di qua. Finché sto di qua va tutto bene, più o meno, il che è sempre assurdo. Però io di qua sto tranquillo, che mi superano e va bene. Oh, non lo so, sparito muro. Eccolo qua più avanti. Non mi ricordo il nome di questa via, che comunque porta più o meno a Covent Garden. Più o meno, sì, dovremmo essere qui alla stazione. Eccola qua, infatti. Qui c'è il Muji. Qui tanto altro, c'è un negozio dietro l'altro, di tutto. E questa qua è quella che c'ha i... 100 passa, 190 gradini, non mi ricordo, l'avevo fatto una volta, quella che appunto è a tutti i gradini se non si vuole scegliere l'ascensore. E qua ci sono le vie piene di negozietti monomarca. Poi io proseguo di qua e andiamo in giù verso la piazza. Insomma, fatto sta che in bici vedo il doppio, se non il triplo, si riesce a girare molto di più. Per quello che ci vado sempre. Eccoli là. Qui sto ripassando davanti al negozio di The Body Shop dove ci sta Manuel. Eccolo qui. Ci farò una puntatina oggi quando c'è lui, casomai. Ed eccoci qua in piazza. Pavimento irregolare, no. Niente, il pavimento non mi permette di stare fermo con la mano e neanche con la voce. Comunque qua è bellissimo, poi a volte fanno i mercatini col mangiare, c'è di tutto. C'è super movimento alla sera qui dentro, è bellissimo. Poi sto proseguendo, ma si sente già il profumo di Lush proprio da tutto il corridoio. E infatti, eccolo qua. L'Occitane. Poi c'è Pilones con le cose simpaticissime colorate. E siamo dall'altro lato della piazza. Qui ci sono altri negozietti, poi ci sono i locali. I locali anche qui sotto. E i negozi anche sotto.
qua alla National Gallery, da questo lato. Poi abbiamo Trafalgar Square qui. Ci sono un po' di piante che coprono, poi praticamente adesso ha iniziato a piovere, è già smesso, sembra quasi che esca il sole. Attraversiamo. Pronti. Eccoci. Sto raggiungendo Westminster, non so se si sente perché c'è un po' di vento. Ed eccoci qua, un po' incelofanata devo dire. Mentre di qua, se ricordate, avevo fatto anche il video dove avevano spaccato su tutto, tutte le cabine, le vetrate qua dell'università, adesso non ricordo che cosa esattamente. Comunque quando c'era stato qui tutto pieno, che io ero in mezzo e c'era pieno di manifestanti, anche di qua non si riusciva a passare e poi hanno rotto tutto. Appunto nel dicembre 2010 mi pare, comunque avevo fatto il video. Andiamo sul ponte. Eccoci qua, e diciamo che oggi è la tipica giornata londinese. Adesso mi tolgo gli occhiali, è un continuo perché esce il sole, dà fastidio, e invece poi continua a esserci grigio da un momento con l'altro, poi torna il sole. Ecco, una cosa così, soprattutto da questo lato che c'è super grigio, da quel lato lì, però ha solo piovuto leggermente, quasi niente, neanche da bagnare. Eccoci qui, il Big Ben ha appena segnato la mezza, mi pare. Sì, comunque si sta benissimo. Io adesso vorrei anche togliermi il giacchettino perché c'è sotto solo un maglioncino di cotone. Si sta comunque bene nonostante un po' il vento. Non so che temperatura c'è, penso 17, 18 neanche. Comunque si sta bene. C'è anche parecchio pieno di gente. Fa anche le escursioni sul battello. Non so se ne vale la pena di salire invece sul London Eye, non sono mai salito perché non è mai valsa la pena, non c'è mai il tempo da dire va, salgo, cosa vedo. Stavo riguardando qui in parte la ruota, che fa sempre effetto perché è fuori asse, no? Non è il baricentro che è lì, è fuori dall'asse dei sostegni e quindi si affaccia, si sporge sul fiume, no? Fa veramente effetto. C'è strapieno di gente, però boh, il tempo è quello che è, quindi non lo so, secondo me non ne vale la pena comunque di salire in giornata così. Eccomi qui per due passi al parco e qui a fianco ai giardini di Sua Maestà. Eccoci questa qua che è sempre molto bella. E poi qui c'è sempre pieno di scoiattolini, ovviamente, di squirrels in London, che avevo fatto anche il video, appunto, sono splendidi. E appunto ci ronzano, anche ieri li incrociavo che tagliavano la strada mentre andavo in bici. Questo è il posto ideale per andare in bici perché così attraversa in un lampo, si è tranquilli senza rischiare la vita sulla strada qua. E niente, bellissimo, anche se fa appunto un po' freschino oggi, un pochettino.
tirare un po' più un filo più di sole come i giorni scorsi, che erano un po' meglio. Comunque è bello lo stesso, si riesce a girare, l'importante è che non diluvi, quindi va benissimo comunque. Mi sa che non rende in videocamera. Adesso mi sposto anche al centro. Eccoli qui ad esempio. Eccoli qui. Ma bellissimi. Ma piccolissimi. Sì, non ho niente al momento, eh. Poi si sa mai qua che non vogliono. Eccoci qui al laghetto, ci sono anche i pellicani. A questi non bisogna dar da mangiare, non so cosa stiano mangiando qua. Fogliame. Ecco anche questo. Non ci sono, se la prova,